Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Le Fonti TV, ben ritrovati ancora in diretta. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando gli indici americani. Mancano tra l'altro soltanto 29 minuti alla chiusura europea, l'S&P 500 sopra la parità dello 0,11%, Dow invece sotto la parità dello 0,04%. Andiamo a vedere anche il Nasdaq in real time, in questo momento in rialzo dello 0,50%. Uno sguardo velocissimo anche alle borse europee. Il DAX di Francoforte rallenta il recupero, anzi è sotto la parità dello 0,56%. Tutto ciò verso appunto la chiusura. Mancano a questo punto 28 minuti di sedute europee. Il CAC di Parigi meno 1% e il FTSE MIB meno 0,34%. Tra l'altro parleremo anche delle dinamiche all'interno della BCE. Ci sono alcune notizie molto interessanti. Prima andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario. In questo momento lo spread tra il BTP e Bund quota 138 punti base, in rialzo del 2%. La Banca Centrale Europea ha assegnato a 174,46 miliardi di euro nella nuova asta a Teltro 3 a 3 anni con scadenza il 27 settembre 2023. La richiesta, che si è attestata nella parte alta delle attese degli analisti, è molto inferiore a quella della precedente asta di giugno, quando le banche avevano chiesto e ottenuto la somma record di 1.308,46 miliardi di euro, segno che da allora le tensioni finanziarie si sono notevolmente attenuate. Tra l'altro abbiamo visto anche alcuni dati macro che sono stati ben sopra le attese, sono stati senz'altro con come dire, un sentiment molto positivo. Intanto il decennale italiano rende lo 0,87, i tre mesi meno 0,11, scusate, i tre anni meno 0,11 e i 5 anni 0,26. Invece per quanto riguarda i treasuries americani abbiamo il decennale allo 0,66, il biennale lo 0,13, i tre mesi lo 0,10. Per quanto riguarda la fronte a valute, il DXY, ovvero l'indice del dollaro, continua al rialzo dello 0,24% a quota 94,56, euro dollaro 1,16 e sterlina dollaro 1,27. Queste sono le dinamiche per quanto riguarda i mercati. Noi siamo in compagnia di Robert Barron di Delta Hedge, presidente di Delta Hedge. Buonasera Robert e ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Robert, come commenteresti questa chiusura europea? Perché abbiamo visto tra l'altro tanti alti e bassi, veramente difficile capire quale è effettivamente la direzione dei mercati, però se prendiamo Wall Street come esempio, senz'altro molto probabilmente possiamo immaginare che saranno di più le vendite. Beh, niente di che in Europa, l'America è molto più volatile, come sempre si dimostra driver su tutte le situazioni. La correzione di cui avevamo parlato a fine mese scorso e anche nello scorso collegamento si sta dispiegando, è ancora presto perché termini o che sia terminata. Lunedì era il primo giorno del nuovo trimestre borsistico, si lavora con i future sulle borse per le scadenze di dicembre. E nella sostanza anche con la giornata di ieri, di mercoledì, c'è stato un forte sell-off sui mercati americani con molti volumi che hanno investito anche la tecnologia. Visto che il driver della situazione al rialzo sono stati i titoli tecnologici e poi altri settori, ma soprattutto la tecnologia, finché non si vede una ripresa di interesse sui titoli tecnologici o in alternativa un cambiamento di direzione sui titoli ciclici, che sono sempre stati il fanalino di coda, è difficile vedere un cambiamento di questa correzione attesa. Entriamo in una fase molto delicata, una fase che si è ancora più confusa dal fatto che ci sono dei ripensamenti su alcuni paesi per le misure di sicurezza in caso della pandemia e soprattutto poi dalla tensione che sta creando all'interno del Congresso degli Stati Uniti per la rielezione, non necessaria subito, ma voluta dal Presidente Trump, di un membro della Corte Suprema. Per cui questi aspetti creano ancora più confusione e incertezza di fondo e difficilmente si potrà arrivare a quello che Powell ha chiesto a gran voce questa settimana nei due interventi,
che è quello di fare delle misure fiscali sostanziali, e queste devono arrivare entro il 10 ottobre, perché poi si entra in una sessione straordinaria, che è quella elettorale, per cui difficilmente si riuscirà a fare qualcosa fin dopo che sarà eletto presidente, quindi praticamente in prossimità del periodo natalizio. Robert, vorrei focalizzarmi un attimo su un titolo in particolar modo ed è Atlantia. Volevo farlo vedere ai nostri telespettatori in rialzo dello 0,40%. Atlantia avvia il processo dual track per Aspi, è rivolto anche a CDP, il consiglio di amministrazione della holding della famiglia Benetton, facendo seguito a quanto deliberato nelle sedute del 4 agosto e del 3 settembre scorso, e preso atto delle difficoltà emerse nelle interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti, fermo restando l'auspicio che queste possano essere quanto prima superate, ha approvato il processo dual track al fine di prevenire in ogni caso alla dimissione della partecipazione dell'88% detenuta in Autostrade per Italia. Una decisione, ha spiegato Atlanti, assunta in coerenza con quanto comunicato al governo italiano lo scorso 14 luglio, e quindi con un processo trasparente e di mercato e nel rispetto di tutti gli stakeholder di Atlanti e di Aspi. In alternativa alla cessione della quota dell'88%, il CDA Atlanti ha approvato un progetto di scissione parziale e proporzionale e conferimento di il 55% e il 33% del capitale sociale di Aspi nella neo costituita Autostrade. Sono dinamiche un po' complicate. Senz'altro abbiamo visto questa mattina in un'intervista di Conte alla stampa, c'è stata una pressione, come dire, dal governo nei confronti di Atlantia, appunto che quest'ultima garantisca rapidamente il passaggio del controllo di Autostrade per l'Italia a Cassa Depositi e Prestiti e investitori alleati nel giorno del CDA della holding di Benetton. Quindi, come spiegheresti queste dinamiche e secondo te il timing sarà il giusto dello scorporo, ecco? Allora, credo che sulla seconda domanda il timing sarà perfetto. Credo che Atlantia voglia e abbia deciso già di vendere, e la riunione, quella finale, è stata quella del 14 luglio. Lì si è arrivati alla decisione di comunque cedere e di passare la mano con le autostrade. Il prezzo, o comunque il corrispettivo di cui ne deriva per Atlantia, sia un ottimo prezzo. Solo che, come sempre in queste situazioni qui, si cerca di spuntare un po' di più, per cui Atlantia è nella condizione di poterlo fare, proprio perché non c'è un obbligo di vendita sottoscritto con il sangue. Esiste un impegno, e l'impegno formale, e l'impegno che si è preso a metà luglio è mantenuto anche con questa decisione, che è una decisione molto sottile, che permette di trovare un'equivalenza sul prezzo, permette anche di fugare dei dubbi che lo Stato la paghi di più di quello che deve o estremamente meno. E la problematica di fondo invece è che di fronte ad un prezzo equo, qui esiste il problema che è la rivendita di un bene in cui il valore, uno dei valori sommari del bene, è anche il prezzo cosiddetto del concessionario, cioè il potere che il concessionario ha nel dare la concessione. Quindi è difficile trovare qualche altra società pretendente, se non che entri in una fase iniziale che poi abbandoni il tutto, proprio perché qui si tratta di capire se va in contrasto con la situazione in cui c'è di mezzo Cassa Depositi e Prestiti, oppure se effettivamente si accompagna. Ora, se ci fosse stato qualcuno, si sarebbe, tra virgolette, in qualche modo fatto sentire. Dubito che ci sia qualcuno alla finestra, però questa è la strategia a questo punto per poter spuntare un prezzo finale, una valutazione finale in cui poi vada a completarsi il percorso. Quindi, secondo me, ci vorranno diversi mesi ancora prima che si arrivi alla soglia finale. Invece, che cosa possiamo aspettarci del titolo? Come possiamo vedere, in rialzo dello 0,60%, il che vuol dire che una reazione positiva del cosiddetto avvio del dual track.
Sì, beh, il titolo si trova come molti altri titoli in una fase di congestione laterale. È difficile che con questo titolo finiamo al di sotto di quello che sono stati i momenti cruciali nella fase cosiddetta di metà luglio, però dimostra la debolezza, com'è debole tutto il settore e ci si ritrova ancora con valutazioni abbastanza basse. Quindi sul titolo, per chi ce l'ha, è necessario attendere, non vuole dismetterlo ovviamente a questi prezzi, a questi valori, è necessario attendere dei momenti migliori. Per chi invece volesse acquisire o avere una partecipazione all'interno del titolo, il consiglio è quello di entrare per gradi fissandoci degli step e magari con una struttura in opzioni piuttosto che l'acquisto diretto del titolo, perché a questi livelli non c'è una condizione di cambiamento. La condizione arriverebbe se il titolo potesse comunque strutturarsi con chiusure settimanali sopra della fascia 14,45, 14,50 e dimostrare anche una forza di volume. Difficile che questo avvenga finché la vicenda è in corso. Certo è che la vendita di autostrade beneficerà questo titolo, pur perdendo asset, incasserà molta liquidità e una grande valutazione, per cui ripianerà una buona parte dei suoi debiti in asset e quindi la valutazione stessa, pur avendo meno cash flow senza autostrade, avrà una valutazione comunque che potrà essere superiore a questa fascia cosiddetta di neutralità in cui si è collocato il titolo, tra la zona 13 e 15, dove non riesce ad avere uno spunto di sorta che sia interessante. Quindi nel medio termine, se la valutazione e l'uscita sarà con le condizioni che abbiamo visto a metà luglio, è molto probabile che il titolo risolga e riparta e stia di sopra della fascia 13 e 15 in una nuova area tra 15 e 17. Quindi il mio giudizio è sulla debolezza estrema del titolo, sulle tensioni, provare ad acquistarlo. Sicuramente dinamiche molto interessanti. Intanto io vorrei dare uno sguardo veloce alle ultime stime dell'S&P per quanto riguarda il PIL italiano. S&P Global Ratings, nell'aggiornare le previsioni economiche per l'Eurozona, rivede le stime sul PIL dell'Italia nel 2020 e le migliora dal precedente, meno 9,5%, meno 8,9% e da più 5,3% a più 6,4% nel 2021. Andiamo a vedere velocemente anche come si sta comportando il mercato obbligazionario, perché senz'altro i rendimenti spesso ci indicano qual è la situazione economica all'interno del paese. In questo caso spread tra Bund e BTP a quota 138 punti base, in rialzo del 2,2%, perché comunque l'abbiamo visto ieri anche a quota 134-136, che vuol dire che c'è una forte fiducia per quanto riguarda ecco, i BTP italiani. In questo momento il decennale intanto rende lo 0,87. Quale sarebbe la tua valutazione, Robert? Soprattutto per quanto riguarda, ecco, l'economia reale italiana, si sta riprendendo secondo te con i ritmi desiderati? C'è stata una eccessiva valutazione al ribasso determinata dai mesi precedenti, per cui la cosiddetta parlare di ripresa quando si ha un segno molto negativo e si è all'interno di un anno in cui non si hanno prospettive di lungo periodo è assolutamente ridicolo da un punto di vista concettualmente. Siamo in una fase discendente e il fatto che si è stimato prima che si arriverà a valori prossimi a meno 10 o meno 9, poi si arrivi a valori adesso prossimi a meno 8, tanto manca l'ultimo trimestre per poter determinare effettivamente se l'anno si chiuderà su queste condizioni o meno. Quindi queste stime, secondo me, al momento lasciano il tempo che trovano. Sicuramente la fase cosiddetta di ripresa, se si vuole usare questo termine, c'è stata rispetto ai minimi di un trimestre in cui ci si è bloccati completamente. Quindi siamo in una fase in cui bisognerà valutare più che il valore di fine anno, il valore trimestre su trimestre e comunque condizionarlo nella stessa dinamica di ipotesi di situazione. Cioè sarà molto più importante valutare quale sarà l'andamento dell'ultimo trimestre rispetto al terzo trimestre. Perché?
Questo perché il terzo trimestre è stato il trimestre dell'uscita dal lockdown rispetto al precedente, mentre il trimestre successivo, cioè quello che partirà da ottobre, che va chiuso ad anno e che ha un certo tipo di dinamiche, è un trimestre che potrà dare una migliore bontà dei dati e soprattutto sulla prospettiva di eventuali A, investimenti, B, recupero dei consumi. Questa crisi, essendo così estesa, non solo negli investimenti, non solo nei consumi, ma anche e poi soprattutto nel crollo che c'è stato dei servizi come domanda, ha bisogno di avere un lungo periodo di assestamento per poter capire se effettivamente ne usciamo o meno. E resta sempre la cosiddetta spada di Damocle, che è la mancanza del vaccino. Quindi è molto importante che ci sia questa possibilità di arrivare ad una definizione di un vaccino, perché è l'elemento chiave sottostante che poi alimenterà successivamente le vere riprese e le vere dinamiche di cambiamento. Anche se Johnson & Johnson è arrivato come nona Eh società a sì. determinare una fase 3 di avvio, dubito che il vaccino possa arrivare prima della fine della campagna elettorale e del risultato delle elezioni americane. Risultato che, come ho detto più volte, non credo arriverà il 3 o 4 novembre, ma che con i voti cosiddetti postali arriverà circa un paio di settimane dopo come definizione, quindi ci sarà ancora incertezza molto probabilmente anche per quel periodo, per cui queste dinamiche cosiddette di incertezza legano il mercato ad una fase cosiddetta di trading e di scarsa possibilità di investimento. Invece, stavo facendo vedere appunto Johnson & Johnson perché l'hai menzionato. Tra l'altro, Johnson & Johnson, come hai detto tu, ieri ha annunciato che i test per quanto riguarda il vaccino coronavirus entrano nella cosiddetta fase, ultima fase, la fase 3. Quindi è anche importante in seguito quello che hai detto, il fatto che comunque un vaccino prima del 2021 molto probabilmente non ci sarà, almeno questo è. E cioè che indicano gli esperti, ovvero gli scienziati. Io intanto vorrei tornare sul mercato obbligazionario, soprattutto quello europeo, perché oggi sono uscito appunto questi dati della BCE, che c'è stata nuova asta del TRO a 3 anni, che assegna 174,6 miliardi a 388 banche. Che cosa suggerisce questa diminuzione importante della somma che è ovviamente da 1.308,43 miliardi è scesa a 174,46 miliardi. Suggerisce una ripresa alle condizioni finanziarie? No, fa parte di un insieme di fattori. Il primo fattore è che questa asta qua è diversa dalle altre, è un fattore di stagionalità, è un fattore anche che c'è minore richiesta rispetto all'enorme gettito che c'è stato e disponibilità nei mesi precedenti e alle precedenti aste. Per cui questa è una condizione, diciamo, particolare. Vedremo questo valore risalire un po' di più nel corso delle successive aste. Restiamo comunque condizionati ancora in un periodo di tassi estremamente bassi e di politiche di banche centrali ultra accomodanti, quindi la disponibilità c'è e in questo momento la combinazione di fattori fa sì che questo sia il livello. Non la vedo né come una notizia positiva né come una notizia negativa, ma una notizia di contorno del panorama attuale. Ottimo, allora torniamo velocemente sulla chiusura dei mercati. Quali sono, ecco, le tue aspettative per quanto riguarda soprattutto il FTSE MIB per questa settimana? Tra l'altro ci sono anche alcune indiscrezioni che per quanto riguarda ovviamente UniCredit, Banco BPM, ma anche Monte dei Paschi, per una possibile fusione. Potrebbe impattare tanto l'indice o meno? Se ci No, fosse un annuncio ufficiale, ecco. non avrebbe nessun impatto deciso sull'indice, nel senso che siamo in una fase di dinamica discendente, di dinamica correttiva. Il mercato sta andando a verificare quello che sono i livelli di sostegno. Dovete guardare titoli come Enel, Eni, Poste Italiane per poter vedere meglio l'andamento dell'indice. La situazione sul mercato delle banche italiane è una situazione effervescente, interessante. Diventa difficile pensare a MPS con UniCredit se non con una serie di condizioni.
Le voci di corridoio che danno questa idea con un risultato comunque neutrale sull'aspetto e sull'asset patrimoniale di Unicredit potrebbero favorire una situazione di risico bancario. Teniamo presente che in Italia passi avanti sono stati fatti moltissimi negli ultimi anni, quindi il sistema bancario è profondamente cambiato, però se si va a vedere l'indice europeo, di fatto le banche sono la vera preoccupazione ancora all'interno del peso degli indici e delle valutazioni finanziarie. Per cui credo che non abbia un impatto se non quello del giorno o quello della notizia, se questo avviene, perché risolve una delle problematiche ancora appese, forse la più grande. Monte Paschi ha una struttura e una situazione in cui non deve e non può rimanere a lungo ancora tra le braccia della partecipazione statale, e deve essere consegnata ai privati, e così come ci sono altre realtà del risico bancario, Banco BPM, e ancora realtà minori che possono far parte di una situazione di cambiamento nel corso dei prossimi mesi. Però in questa fase in cui si va incontro ad una fase di riflessione sui mercati, una notizia di questo tipo qui non cambia l'andamento generale, può dare al limite una sessione, forse due, e di vigore sul settore, ma non sul cambiamento dell'andamento di destino. Beh, senz'altro comunque il FTSE MIB è come dire, un indice molto bancocentrico, quindi come dire, una possibile fusione tra UniCredit, ci sono delle indiscrezioni con Banco BPM, ma poi anche con MPS, senz'altro potrebbero avere un qualsiasi impatto. Intanto ti chiedo, non lo so se è un titolo che stai seguendo, ma la tua opinione per quanto riguarda il titolo Juventus, perché il scandalo ha impattato tanto il titolo, adesso non lo so se sei un tifoso della Juventus o meno. Papà era un tifoso della Juventus, il titolo lo seguiva in modo calcistico, ho sempre avuto una visione ben chiara sui titoli. Infatti anche a me viene difficile parlare, ecco, male del titolo Juventus, però questa volta effettivamente ha, come dire, subito delle perdite importanti legate ovviamente allo scandalo con l'Università di Perugia. Sì, è che estremamente importanti, ci sarà ancora tensione su questo titolo, molto probabilmente. Dicevo che normalmente sui titoli, in cui si sposano per fede personale, non per dati di bilancio, non si dovrebbe mai investire. L'eccezione la fanno alcune società inglesi che sono legate al calcio, che hanno dimostrato di avere un andamento di introiti indipendente dalle situazioni di campagna vendite di calciomercato, e fa eccezione alla Juventus che negli anni è riuscita ad avere una composizione del suo bilancio e della stratificazione degli utili ben diversa dalla maggior parte delle società italiane, e per cui non è solo direttamente e proporzionalmente da quello che è l'andamento dei risultati in campo, ma da tutta una serie di attività. Nonostante ciò, Juventus, e nonostante la riduzione che ha avuto di circa 90 milioni degli stipendi per l'accordo che c'è stato con i giocatori, mostra un bilancio in perdita di circa altrettanti valori, circa altri 90 milioni. Quindi l'andamento è comunque difficile in un settore, quello sportivo, in cui ha avuto grosse debacle e dove comunque si trova fatica anche in sport maggiori ad avere dei nuovi sponsor, gli sponsor che possono investire in una situazione di questo tipo in cui non c'è una partecipazione diretta sugli stadi, c'è un po' di disaffezione su queste situazioni. Lo scandalo aiuta un attimo da un lato a migliorare l'attenzione, perché se è pur vero che la vicenda è triste da un punto di vista di quello che succede, almeno ripone un attimo sotto i riflettori qualcosa che è stato un po' dimenticato in questi mesi, cioè vedere un campionato estivo senza spettatori durante il periodo caldo è stato un po' un controsenso per gli appassionati del calcio e per coloro che investono in questo settore. Pensare ad un titolo che possa scendere molto, sì, ci può stare, ripeto, è un titolo che non seguo, lo sto valutando sulla sistemistica. In questa fase qui può essere neutro tra zona 0,81 e 0,92, che è una zona sì ampia, ma è una zona che ricopre con la volatilità che ha a 21 giorni in poche sessioni, cioè la può ricoprire comunque nell'arco di alcune sessioni, 4-5, oppure nell'arco di un mese. Per cui ci sta che il titolo possa oscillare un po' in fase finché non verrà fatta chiarezza, da un lato
sulla vicenda, ma soprattutto dall'altro, per quanto riguarda i risultati possibili da un punto di vista di bilancio, bisogna pensare che perdere 7 milioni e mezzo al mese, per un titolo così rappresentano comunque un grado di difficoltà e quindi bisogna risolvere prima il problema degli utili. Mi Senz'altro. auguro che questa situazione venga chiarita al più presto. Però c'è anche un po', come dico, di pepe sulla situazione proprio per innestare interesse su quello che è il campionato. Campionato che ha ripreso, come sappiamo, con un minimo di spettatori, ma che presto, se la situazione rimarrà così, troverà un cosiddetto protocollo, perché ormai viviamo di protocolli, in cui si potrà permettere l'apertura a molte più persone, a seconda delle dimensioni degli stadi. Quindi se teniamo un metro di distanza in qualsiasi situazione, molto probabilmente terremo 2 metri o 3 metri di distanza nella situazione degli stadi. Grazie mille a Robert Barron, presidente di Delta Hatch, grazie per la tua Grazie a voi. analisi. Arrivederci. Arrivederci. Allora, ultimissimo sguardo alle borse europee, come abbiamo visto sono in netto calo, DAX perde poco più di mezzo punto percentuale, CAC around 1%, FTSE MIB poco sotto la parità dello 0,07% e il FTSE 100 meno 1,12%, quindi non possiamo dire senz'altro una chiusura molto positiva, queste erano più o meno comunque anche le attese degli analisti, uno sguardo ultimissimo anche a Wall Street, tantissima volatilità. Il VIX vicino a quota 30, a quota 30 a 29,67, l'S&P 500 rimbalza leggermente dello 0,27%, Dow 0,02% e il Nasdaq in questo momento segna più 0,85%. Però c'è tanto tempo fino alle 22 ore italiane, perciò ci possono essere tante sorprese. Questa era ecco l'ultima notizia per questa sera. Grazie mille per averci seguiti, grazie mille per i vostri commenti che sono stati veramente numerosi oggi e ci rivedremo in diretta domani in compagnia ovviamente di Manuela Donghi alle 9 del mattino. Buona serata a tutti.